Amici di Bracimi Ancora, nuovo video e nuovo confronto. Qualche settimana fa ho pubblicato un video nel quale mettevo a paragone l'offerta carnivora di Coop e Conad. Mi avete scritto in tantissimi suggerendomi anche di fare altri confronti e ho accettato, diciamo, l'input che mi avete dato, ed oggi, ragazzi, faremo un nuovo confronto. Andremo a fare la spesa da Esselunga e andremo a fare la spesa da Carrefour, altri due colossi della GDO, della grande distribuzione. Come al solito, i parametri di scelta, ragazzi, sono geografici, nel senso, io mi trovo a Via Germanico, da Beef Bazaar, che ormai è la mia seconda casa, e cerchiamo i due punti vendita più vicini. Andiamo lì, compriamo un po' di carne, torniamo qui, ce la cuciniamo e facciamo un confronto ed una valutazione insieme a me. Ovviamente ci sarà anche Francesca, che farà la stessa cosa sul vino e poi pubblicherà il tutto sul suo canale YouTube. Sarà molto interessante questa carta del mondo. C'è Uruguay, Irlanda, Danimarca e Scozia. Per il mondo in tre coppie. Picagna, ora vedi, hanno questo pezzettino di picagna non male. Sì, sì. A 25 euro al chilo, dai. Ah, ora un po' 50 euro al chilo, non male. Qui sembra che ci abbiano una buona selezione. Queste New York Strip argentine. Potrebbero carino, essere carino, sì sì. Bella selezione di pranzo. Arrosticini, va bene, possiamo vedere se c'è una cosa più piccola. No, ci sono questi qua, vabbè. Tanto l'arrosticino è un must. Dite, pulled pork pronto in 3 minuti. Dai, 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 questo sì. Questa cosa che ci sono 5, no, 4 nazionalità, Uruguay, Irlanda, Danimarca, Scozia. Carino. Potremmo prendere questa entrecotta Irlanda, che è in offerta. Dai, prendiamo l'entrecotta. Prendiamo questa? Stavo guardando, mi sono fatto un po' di affari di Carrefour, è una bella realtà, un vero e proprio colosso con 81 miliardi di fatturato, praticamente 100.000 dipendenti, e in Italia hanno più di 1.400 punti vendita, quindi direi che è un colosso nazionale, ma anzi no, un colosso internazionale che però conosciamo tutti bene. Chi una volta nella vita non ha fatto spesa da Carrefour, io per esempio ve lo dico, ci vengo spesso perché è molto comodo, mi sta vicino a casa. Questo poi è il Carrefour del Villaggio Olimpico di Roma, che praticamente serve tutta Roma Nord e ha la caratteristica, diciamo nei tempi pre-Covid, di rimanere aperto H24, quindi praticamente dovete immaginare metà Roma che arriva qua la sera dopo che ha fatto serata a fare la spesa. Beh, una bella realtà. Comunque aveva una discreta selezione di carne, va detto, va detto. Ci sono delle belle selezioni anche qui, selezione di carne irlandese, selezione di carne irlandese, American Steak, Argentina. Ah, buona poca, c'hanno... William Pork, lo stesso. Sì, sì, c'hanno arrosticini di... Ovino. 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 Qui, Irlanda pure qua. Arrivati ragazzi a Beef Bazaar, ora facciamo il confronto, però prima di proseguire mi devo soffermare sulla realtà Esselunga, perché vi ho detto Carrefour non è Esselunga. Esselunga è una realtà più piccola, sicuramente rispetto a Carrefour, e da quanto leggo qui su Wikipedia, leggo quanto segue ragazzi: 8,4 miliardi di fatturato nel 2020 e 24.700 dipendenti. Da quanto leggo ragazzi non è presente in tutta Italia, ma solo in alcune regioni. Allora, vediamo cosa abbiamo preso. Partiamo qui da Esselunga, ci siamo soffermati su del manzo irlandese. Ragazzi, la cosa che salta all'occhio è la cura nel packaging, guardate che bella confezione, è oggettivamente bella, addirittura la firmano con uno dei loro allevatori. Io non lo conosco, questo Dennis Barrington, ma suppongo sia nei prati irlandesi, o così almeno mi piace pensare. L'abbiamo pagata ragazzi 30 euro al chilo questo Angus irlandese. E poi sfida italica, sfida sugli arrosticini, quindi sfida tutta abruzzese. Però intanto vi consiglio una cosa: quando comprate gli arrosticini, guardate l'etichetta. In questo caso Esselunga vende arrosticini che provengono da ovini allevati in Italia, macellati in Italia e preparati in Italia. Eccoli qua. Prodotto e confezionato da Siciliani S.p.A. a Palo Bitonto, Palo del Colle, Bierba, provincia di Bari. Quindi sono stati confezionati a Bari, ma provengono da carne italiana e hanno un costo di 12,69 euro al chilo. Passiamo da Carrefour ragazzi, dove anche qui abbiamo preso dell'entrecotte Irlanda. Non ci dice se è Angus o meno, non lo sappiamo, ma il costo è di 20,90 euro, esattamente 10 euro in meno al chilo per una carne irlandese. E poi abbiamo preso gli arrosticini e li abbiamo pagati
pagati 11,99 euro il chilo, quindi poco di meno. In questa confezione da un chilo, ma guardate qui, diciamo, gli ovini sono nati in Germania, allevati in Germania, macellati in Germania, ma selezionato in Italia, Abruzzo. A questo punto, ragazzi, già vi faccio una domanda: preferite l'arrosticino di carne nata in Italia ma assemblato in provincia di Bari, o un arrosticino che è stato assemblato in Abruzzo ma la cui carne è tedesca? Non lo so, ditemi voi. Poi entrambi i due supermercati proponevano questo pulled pork pronto in 3 minuti, praticamente il costo era lo stesso, e ne ho preso una sola confezione per vedere se è credibile come pulled pork pronto in 3 minuti. Però costicchia, l'abbiamo pagato 8,59 euro per mezzo chilo di pulled pork. Però vabbè, ragazzi, che volete di più? Guardate che packaging, guardate che confezione, molto interessante. Direi che iniziamo dal manzo, poi finiamo con l'arrosticino, che ha un sapore sicuramente più forte. C'è sempre molto dibattito quando ci sono questi packaging così elaborati, perché la gente dice: perché spreco di carta? Nel 2021 dovete sapere una cosa: non è importante la quantità di carta o di plastica che si usa. Sì, certo, ovvio che è importante e va studiato con precisione il packaging, ma è fondamentale il riciclo. Come voi buttate questi rifiuti? Io ci tengo a dirlo, perché molte volte si ricevono critiche, anche ingiustamente. Ragazzi, sta alle mega aziende fare del packaging responsabile, ma sta pure a noi riciclarlo in maniera giusta, saggia. Olè. Non abbiamo detto una cosa, cari amici di Bracemi Ancora, che l'entrecotte di Carrefour era in offerta, mentre invece offerte, non mi sembra di aver trovato offerte su questo fronte da Esselunga, però va bene. Allora, qui c'è stata, ragazzi, una evidente lavorazione del macellaio, Hanno fatto, diciamo, mestieranti, hanno fatto dei taglietti che aiutano in cottura, in teoria dovrebbero aiutare in cottura. Direi che facciamo, ragazzi, un'analisi visiva di quello che stiamo andando a mangiarci. Sinistra, Esselunga, un bel colore scuro, un bel rosso, un rosso scuro, mentre invece qui abbiamo un rosso acceso. Negli anni 80 le signore che andavano a fare la spesa non avrebbero avuto un minuto di dubbio, signori, avrebbero preso questa, il rosso acceso, perché sinonimo di qualità. Mia nonna avrebbe preso questa, perché il rosso acceso per lei era sinonimo di qualità. C'è anche il fatto che questa stava in uno skin sottovuoto, non va. Però guardate un po' che ho trovato, due buchini, signori, due buchini. Due buchini e anche qua due buchini. Che cosa sono questi due buchini? Guarda, sembra quasi una faccina, sembra quasi un emoticon, se ci fai caso. Chiedo aiuto ai macellai in ascolto. Ragazzi, questi due buchini che cosa sono? Potete dirmelo? Sciogliete questo dubbio. Opla. E sempre ai macellai in ascolto chiedo: perché invece gli amici di Carrefour l'hanno tagliuzzata in verticale e in orizzontale? Ve lo dico io, fondamentalmente per non farla arricciare durante la cottura. Sto cercando il punto di calore, eccolo qui. Esselunga, Carrefour. Adoro fare i video con Francesca, ma si dimentica sempre la regola numero uno, che il grigliatore va innappiato, il grigliatore. Cioè, ti prende in tubo? No, mi devi portare a bere. Che ne porti? Ti porto il rosso, che fa più figo mentre cucini col bicchiere rosso. Benissimo. Questo è l'Angus, no, è l'Angus Irlanda di Esselunga, che abbiamo pagato 30 euro al chilo, ragazzi. Questa è Irlanda, ma non è specificato che razza è, ed è quella che abbiamo preso da Carrefour. Mentre la tagliavo, qui è uscita meno acqua, mentre invece qui è uscita più acqua. E che significa? Significa che tendenzialmente questa dovrebbe essere una carne qualitativamente migliore, okay, e che è stata frollata un po' di più. E il prezzo? Il prezzo sono esattamente 10 euro in meno. Ah, ok. Beh, notevole. Però vediamo, adesso noi lo sappiamo. Ne assaggiamo un pezzettino senza sale, poi ci mettiamo il sale. Angus Esselunga. Buona. È tenera? È succosa? È credibilissima. Come ti sembra? A me piace, perché non ha un sapore eccessivamente forte. Buona, molto buona. Ora assaggiamo la nostra selezione di carne irlandese che di non Carrefour. Si sa di... Che non si sa se è Angus o no, perché non è specificato. Che ti sembra?
mi sembra acquosa. Ha una virgola in meno di personalità, molto più acquosa, molto acquosa. Significa che la bestia era più giovane e che è stata frullata di meno, di base è questa. Questa è più convincente, secondo me. Posso dire una cosa? Sì. Qua ci metterei un pezzetto, poco poco sale, ma forse anche no. Qua ci metterei pure l'olio. Sì, esattamente, brava, esattamente. Se vogliamo dargli di personalità, facciamo, guarda, facciamo, se ti metto un pizzo, vai, un po' di sale, ok? L'assaggio pure io con un po' di sale. Vediamo che cambia, vediamo come gira. Con il sale e la porti a tavola con un po' di amici, fai anche bella figura. E mettiamo il sale anche qua. Assaggiamo con il sale, vediamo se la situazione cambia. Dimmi. Questa col sale è più buona di quella col sale. Secondo me invece, il mio parere è che questa c'ha sempre un leggero vantaggio. È bello dei palati, no? Della soggettività. Nel frattempo ci è venuto a trovare Simone. Simone, capiti a fagiolo, tu non sai niente. Ti inviterei ad assaggiare. Vieni, vieni. Allora, questo pezzetto, dici la tua. Troppo grosso? No. E subito dopo assaggi questo. Attappati le orecchie un attimo. Gli abbiamo dato prima la carne di S lunga e poi quella di Carrefour. Vediamo come reagisce. Hai sentito qualcosa? No. Sincero, che ti sembra? Meglio quello. Meglio la prima? Praticamente per te è meglio la carne di S lunga, che è un Angus selezionato, 30 euro al chilo, mentre il manzo irlandese a 20 euro al chilo di Carrefour arriva secondo. Sì, non tanto per il sapore della carne. Per il grassetto. Facciamo pure la prova grasso, sì. Ragazzi. Facciamo la prova. Perché grasso. Diciamo che come sapori della carne si equivalgono. Si equivalgono. Grasso. Ma a livello di grasso è più saporito. Grasso S lunga? Grasso S lunga è una bella confettina di grasso. Grasso Carrefour, vediamo un po' che dice, ce n'è proprio di meno, ce n'è, ragazzi. Sì, questa è proprio una bestia, secondo me è una bestia più giovane, è una bestia sulla quale si è lavorato di meno. Sicuramente. Anche perché è un grasso, ma anche più bianco. Esattamente. A... Quindi S lunga vince. Ma c'erano, però va detto, c'erano 10 euro di differenza di prezzo al chilo, quindi non male. Arrosticini di Carrefour. E ora prendiamo gli arrosticini di S lunga. Vediamo se ci sono delle differenze ad occhio. Questi sono S lunga, questi Carrefour. Posso fare una cosa anch'io? Dimmi, dimmi, fra. Posso dorarli? Va, voglia. Questi hanno un odore di carne, mi ricordo quando andavo dal macellaio che faceva una carne macinata espressa. Sì. Qua quasi non sento odore. Certo, per il tuo naso c'hai superpoteri, eh. Devo dire che i sensi di Francesca sono molto più sviluppati dei miei, a dimostrazione della superiorità femminile tout court. Arrosticino di S lunga, vediamo quanto pesa, signori. 24 grammi. Arrosticino di Carrefour, vediamo quanto pesa. 18 grammi. Ci sono ben 6 grammi di differenza, però quello è relativo, insomma, perché poi alla fine a noi interessa il sapore. Vai, cominciamo a cucinare, vediamone un po'. Sì, effettivamente, ragazzi, si vede che quello di S lunga è più grande. Ricordo, S lunga è quello fatto con ovini italiani, ma è assemblato in Puglia. Invece questo, ovini tedeschi, ma assemblato in Abruzzo. Vado? Assaggiamo l'arrosticino di S lunga, signori. Michele, questa cosa che sto facendo, ricordatela per sempre, perché io mangio tutto, ma nei arrosticini ho sempre avuto una grande difficoltà. Ma perché non li digerisci? No, perché il sapore della pecora è forte. Sì. Però ti posso assicurare che in questo caso il sapore non è tanto forte, eh? L'hai cotti bene. Sta piangendo? No. Ha espresso il suo giudizio, tu la cottura. Arrosticino. Ci posso mettere un po' di sale? Certo. Arrosticino Carrefour. Li ho assaggiati, ragazzi, senza sale, le voglio riassaggiare con il sale, perché gli arrosticini vanno, ci si mette anche sale. Simo, c'è da fare un assaggio di arrosticini. Guarda che professionista, eh. Fammi vedere come si mangiano. Okay. Ah, ecco, perché io sbaglio il metodo. Non male. Questi sono molto più grassi di questi. Sì, può essere. Al solito, come primo gli ho dato quello di S lunga. Era parecchio delicato. Ha detto che era parecchio delicato. Questo sa più di pecora. E ha più saporito. I primi, aspetta, sono arrosticini fatti con pecore italiane, mentre invece i secondi sono pecore tedesche.
Ragazzi, anche secondo me i secondi, quelli di Carrefour, sono più saporiti. Cioè, sentivo la pecora. I primi erano un po' troppo borghesi, devo dire. Sì. I secondi più ruspanti, più, forse più veraci. Più giovane al primo. Personalmente, nell'arrosticino io cerco la pecora, cerco quella, quell'ignorantità dell'abruzzese fuori sede, capito? Dopo il giudizio di Simone possiamo trarre le nostre conclusioni finali. Non prima però di aver sentito Francesca. Quali dei due arrosticini ti è piaciuto di più? Il secondo, infatti lo sto rimangiando, quindi quello della carne tedesca. Tedesca, esattamente. Sì. Quindi ragazzi, sul manzo non c'è stata partita, 3-0 per S lunga. Sugli arrosticini io ero convinto che arrosticino di carne italiana allevata in Italia, macellata in Italia, avrebbe vinto tranquillamente. In realtà no ragazzi, 3-0 per l'arrosticino di carne tedesca, veramente clamoroso, clamoroso. Il fatto è che, faccio un mini diciamo approfondimento sull'arrosticino ragazzi, la maggior parte della carne degli arrosticini che trovate nei supermercati italiani è carne che proviene o dalla Spagna o dalla Francia o dalla Germania. Lo sai perché? Perché? Perché non abbiamo abbastanza pecore, questo è il motivo. C'hanno poche pecore. Ci abbiamo poche pecore ragazzi, quindi a questo punto parità assoluta, la sfida si conclude in parità. Però per i saluti finali ragazzi aspetto di assaggiare quel pulled pork pronto in 3 minuti. E ragazzi, qui si è condensato un po' di grassetto, diciamo assolutamente normale, non c'è nulla di particolare. Mettiamo dentro, studiamo la confezione: coppa di suino origine UE, quindi è un maiale europeo, ma vuol di tutto e vuol di niente. Pronto in 3 minuti, pezzo intero già cucinato, pulled pork innovativa, tecnologia sottovuoto. Io sono sempre molto affascinato da questi prodotti, anche se ovviamente preferisco quelli fatti al momento, quelli espressi. Questo diciamo è un po' un consolarsi con l'aglietto. Però beh ragazzi, curiosità, 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 bisogna sempre essere curiosi. Ci siamo ragazzi, dovrebbe essere pronto. Eccolo qui, il nostro pulled pork. Vediamo se si sfilaccia a dovere, ragazzi, il pulled pork. Beh, se sì, a sfilacciarsi si sfilaccia, come nelle migliori tradizioni del pulled pork. Era un prodotto che era in entrambi i supermercati, quindi ha attirato la mia curiosità. Assaggiamo. Tenero e tenero? Maiale e maiale, ma diciamo che tra i pulled pork che ho assaggiato in tutti diciamo, questi anni, preparati da Pitmaster con i controcoglioni che avevano investito 8, 10, anche 12 ore di tempo per la preparazione di quel pulled pork, e questo, beh, c'è la stessa differenza che può esserci tra il Real Madrid, il Bayern Monaco e il Castel di Sangro. Insomma, sì, tutti e due giocano a calcio, ma su pianeti decisamente differenti. Questo pulled pork, per avere dignità, andrebbe arricchito con tantissime salse. Però volevo concludere la mia esperienza tra S Lunga e Carrefour con questo pronto a cuocere, vedete, con questo preparato. Come avete visto ragazzi, oggi niente mortacci quanto è buono, ma il mortacci quanto è buono lo destiniamo ad altre carni, ad altri sapori, ad altre esperienze. Spero di aver accresciuto un minimo la vostra consapevolezza gastronomica. Per me è sempre un piacere confrontarmi con voi. Nei commenti scrivetemi che ne pensate di questa sfida, suggeritemene altre. Se ho sbagliato qualcosa o siamo stati carenti alcune cose, mi raccomando, ditemelo. Questo è tutto, un abbraccio e che la brace sia con voi. Ciao!